Ciao, ciao a tutti ragazzi, vi starete chiedendo che cosa c'entra il fatto che Billie Eilish ha la sindrome di Tourette con me. E adesso in questo video vi spiegherò tutto. L'idea di questo video è iniziata con questo commento, in cui questa ragazza mi dice che assomiglia a Billie Eilish. E quindi mi sono andata a vedere qualche suo video, anche delle foto e qualche sua canzone. E vabbè, io ho notato che in effetti un po' mi assomiglia e ho anche scoperto che ha la sindrome di Tourette. E visto che è una persona molto vicina a me che ha la sindrome di Tourette, mi ha molto colpita questa cosa. Anche perché sia su questa persona cara a me, che anche sia su Billie Eilish, non si nota proprio che hanno la sindrome di Tourette. Invece, per esempio, su YouTube o anche in televisione fanno vedere spesso sempre solo le forme gravi di questa sindrome. E per chi non conosce bene la sindrome di Tourette, vi volevo dire che l'1% della popolazione ha questa sindrome, cioè che una persona su 100 ce l'ha. E l'1% della popolazione è veramente tanto, e infatti voi che state guardando questo video potreste anche averlo, però non lo sapete nemmeno, oppure potreste avere degli amici o qualcuno che conoscete che ha la sindrome di Tourette, ma neanche lo sapete perché non ha la forma grave e non si nota. Infatti c'è molta ignoranza e la maggior parte delle persone pensano che chi ha Tourette abbia tantissimi tic. Anche molti medici non conoscono benissimo questa sindrome. Infatti questa persona molto vicino a me mi ha detto che molto spesso ci vogliono anni per avere una diagnosi. E infatti questa persona molto vicino a me mi ha detto che è molto contenta che Billie Eilish ha detto che ha la sindrome di Tourette, cioè che vuole dimostrare che chiunque che abbia la sindrome di Tourette è una persona normale, solo con qualche tic o qualcosa così, però anche di solito spesso può essere molto geniale, specialmente musicalmente, come Billie Eilish e anche Mozart, che aveva la sindrome di Tourette. E quindi sto intendendo che chiunque che abbia la sindrome di Tourette, dalla forma meno grave alla forma anche gravissima, non è che è un pazzo, però anzi è una persona normalissima, spesso anche geniale. Poi sempre cercando Billie Eilish ho pure visto dei youtubers che hanno la sindrome di Tourette, per esempio anche in Italia, e che per esempio ci stava questa ragazza che ce l'aveva, però sotto i suoi video molti commentavano dicendo secondo me tu non hai la sindrome di Tourette, lo fai solo per fare visualizzazioni, però lo scrivevano solo perché non si vedeva che in realtà ce l'aveva la sindrome di Tourette. Però non si nota, come già vi ho detto, spesso non si nota. Ed ecco qui degli spezzoni di questi due ragazzi che hanno la sindrome di Tourette. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Claudio D'Amico. Io soffro della sindrome di Tourette. Wow, rivelazione incredibile! Tutto è iniziato, io ho 20 anni, perché me lo volesse chiedere. Sono nato il 22 dicembre 1997. 12 anni fa, più o meno, quando avevo 7 anni, ho cominciato ad avere dei tic verbali, motori. Quindi cosa ho fatto? Ho passato la mia intera infanzia dagli psicologi, dai neuropsichiatri, che praticamente non sono riuscito a trovare la cura. Ma, incredibile, io di avere la sindrome di Tourette l'ho scoperto solamente il 16 novembre 2016. Ciao ragazzi! Allora, tra poco vi parlerò della mia sindrome, che sarebbe la sindrome di Tourette. Avevo 13 anni, quindi stavo inizio fine terza media. E niente, la mia, diciamo, nel mio caso comporta in quasi tutti i casi tic motori e tic vocali. Se volete andateli anche a seguire, che sono molto bravi. E ragazzi, spero di non avervi annoiato con questo video, perché a me piacciono fare molto questi video, questi tipi di video che possono essere utili per aiutare le persone. Come per esempio nel video in cui vi ho spiegato com'è stata la mia vita scolastica. E spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video, e se vi è piaciuto ricordatevi di mettere tanti like e, se volete, di iscrivervi a questo canale. E adesso incominciamo con i saluti. Ciao Carlo Santoro, ciao Lisa Romano, ciao Mirko Scotto, ciao Nicolas Gamer 0113, ciao Maria Stella, ciao Claudio Masiello, ciao Carlo, ciao Anesa,
Ciao a 88 Leo. Ciao Melania. Ciao Gaia. Ciao Caterina. Ciao Grazia. Ciao Alberta. Ciao Giulia. Ciao Giovanni. Ciao Carmi Potere. Ciao Enza. Ciao Martina. Ciao Carol. Ciao Giusy. Ciao Deborah. Ciao Jessica. Ciao Melanie. E ciao Ilenia. E ragazzi, spero di nuovo che vi sia piaciuto questo video e ricordatevi di iscrivervi a questo canale e ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!